dell'esproprio per restituire alla città, come giusto che sia, questa metà del parco giochi che voi vedete di là, quella che è fruibile. Ormai questi giochi sono così, lasciati andare, non credo non si possa neanche più intervenire, andranno sostituiti tutti, insomma, però sarà un lavoro. Riprenderemo la procedura, perché era già stata iniziata qualche anno fa, di esproprio dell'altra metà del parco giochi. Questa è l'altra metà, dove quando è stato inaugurato qui era un parco giochi. Inizieremo il percorso per l'esproprio, poi dovremo trovare qualcuno che ci dà ragione, altrimenti con la proprietà non ho ancora parlato. Io l'ultimo atto che ho prodotto, in termini, chiamiamolo così, ex Maddalena, riconducibile al bando di riqualificazione delle periferie urbane, i famosi 13 milioni e mezzo, l'ho prodotto martedì scorso, una settimana fa. Dopodiché, per motivi personali che avevo già programmato da un anno, sono stato via 4 giorni e si è scatenato quello che si è scatenato, non mi scalfisce nemmeno di un millimetro, tutto quello non replico mai a nessuno, come sapete. Io vado avanti per la mia strada e non mi ferma nessuno. Poi, dopodiché, io non replico e non controquerello nessuno. Io espongo dei fatti con i documenti che ho prodotto io, insieme ai miei uffici, insieme ai miei colleghi assessori. Dal 16 agosto andrò in procura, alla Guardia di Finanza, dei Carabinieri, andrò dove si può andare, dove si deve andare, esponendo dei fatti e dell'esposizione dei fatti, allegando dei documenti, no delle opinioni o delle teorie.